La Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli di Torino ospita fino all'8 settembre 2013 la mostra Una passione per Jean Prouvé, che raccoglie mobili e architetture del designer francese provenienti dalla collezione di Laurence e Patrick Séguin. Nella mostra vengono presentate per la prima volta alcune opere dalla loro collezione privata, una quarantina di pezzi, la maggior parte prototipi o esemplari molto rari creati dal designer, le cui forme sono riprese nelle architetture. Le stesse strutture sono infatti assemblate con un'attenzione tutta particolare alla loro funzionalità e destinazione d'uso. Sono state svelate le prime immagini del progetto per il film Museum voluto dall'Academy of Motion Picture Arts and Science, l'istituzione mondiale del cinema, organizzatrice dei premi Oscar, un progetto ambizioso firmato da Renzo Piano e Zoltan Palì. Il museo andrà a costituire un'estensione dell'edificio della May Company, che costituirà parte integrante del percorso espositivo. Una parte del May Company verrà demolita per fare spazio all'elemento più spettacolare del progetto, ossia una cupola di vetro che coprirà 200.000 metri quadri di superficie e ospiterà anche un auditorium da 1.000 posti. Sarà Big, lo studio di Bjarke Ingels, e a progettare Europe City, un grande centro urbano commerciale che verrà realizzato tra Parigi e Roissy, nell'area più popolosa della Francia. Dal punto di vista urbanistico, il progetto si propone di creare un luogo che riunisca al suo interno aree ad alta densità con paesaggi aperti, mescolando allo stesso tempo la natura urbana del sito insieme alle sue potenzialità verdi. Cuore del progetto è una grande strada interna che su entrambi i lati ospiterà sia attività commerciali che spazi per il tempo libero e la cultura. Meno di 73 milioni di euro, questo il modico valore messo in gara per gli appalti pubblici di ingegneria e architettura nel primo trimestre del 2013, in discesa del 6% rispetto allo stesso periodo già difficile del 2012, mettendo a confronto tuttavia il dato relativo all'anno scorso con quello dello stesso trimestre di 5 anni fa, il crollo arriva addirittura a toccare il 60%. Il primo trimestre del 2013 pertanto conferma la tendenza nera per il settore dei servizi pubblici, secondo quanto emerge dai dati ufficiali appena rilasciati dall'osservatorio Oys Informatel.